54esima edizione della Mostra della Ceramica a Castellamonte. Un evento unico, come si evince dalla parola degli amministratori. Quest'anno abbiamo avuto dei discreti riscontri, anche perché purtroppo le risorse che noi abbiamo a disposizione sono pochine. Di per sé la Regione ci promette e riesce quasi sempre a mantenere tutti gli impegni nei confronti di Castellamonte, della Mostra della Ceramica. Non per nulla è la 54esima mostra ed è un appuntamento che, oserei dire, l'aspettano non solo i castellamontesi ma anche i cittadini che di per sé vengono poi a visitare Castellamonte e tutti gli stand che mettiamo a loro disposizione. Stoviglierie da fuoco, l'argilla è ancora quella che scaviamo nella nostra piccola tenuta, mio marito toglie due pale di argilla, il nostro fiore all'occhiello è la tufeia, che è proprio la classica pentola di Castellamonte per fare i fagioli con le cotiche. È una pentola rotonda, quattro manici con coperchio. La particolarità sono proprio le quattro urie, cioè i quattro manici. Abbiamo l'arco di pomodoro e poi abbiamo la stufa di nespolo. Poi abbiamo anche altri pezzi che piano piano gli artisti ogni volta che vengono a Castellamonte donano e quindi di per sé da parte nostra è quella di lasciare un piccolo spazio nelle piazze principali e nelle vie per fare in modo che chi viene a Castellamonte piano piano si renda conto che effettivamente è la città della ceramica, non solo diciamo per il suo grande passato che ahimè in questo momento diciamo si è perso un pochino, ma piano piano pensiamo di ritornare a livelli che diciamo ci rendono l'onore della causa per quanto riguarda diciamo questa cosa molto importante sia dalla parte artistica che dalla parte artigianale, con diciamo diverse promozioni che i cittadini possono venire in Castellamonte a trovare. Ma non solo ceramica, c'è anche spazio per l'enogastronomia. Castellamonte si dedica ai peccati di gola, abbiamo deciso appunto di organizzare questo incontro, questo confronto, chiamiamolo, enogastronomico tra il biellese e il canavese e direi, visto l'affluenza delle persone che abbiamo avuto, abbiamo centrato nell'obiettivo per organizzare questa manifestazione. Noi facciamo una cucina molto del territorio, con prodotti territoriali, cercando anche però di rielaborare in chiave un pochettino più moderna per andare avanti con i tempi. Ecco, noi facciamo i nostri classici come gli agnolotti, la finanziera, a piatti più elaborati, però cercando sempre di guardare con occhio molto concreto al canavese. Ecco.